Buon pomeriggio al gruppo di artisti alpini, ci troviamo a Mano Calzati nell'ambito di Color Day 2015 e allora entriamo per vedere un po' tutti i vari laboratori, chiamiamoli così. Ecco alcune delle impronte lasciate così, diciamo così, dai ragazzi, dai bambini qui presenti. Queste sono alcune delle mura immaginarie che i ragazzi e i bambini a corsi numerosi hanno fatto, tra l'altro si stanno anche inseguendo nel frattempo, tra poco faremo un'inquadratura più precisa. Qui ci sono anche dei laboratori dedicati al dito, come vedete le forme molto belle, alcuni anche dei nomi dei bambini che hanno fatto queste bellissime forme. Vedete quanta gente ora è presente e siamo solo alle 4:30, quindi immaginate più tardi che ci sarà. Intanto c'è l'accompagnamento musicale di Vito Raosa e Company, ossia i Malamente, quindi si gioca in casa qui a Mano Calzati. Ovviamente non finiscono qui le bellezze di Color Day 2015, come vedete anche dei bellissimi disegni. Bambini all'opera, ovviamente non possiamo inquadrare tutti i presenti per motivi di privacy, ma vi possiamo garantire anche dal sottofondo rumoroso che c'è molta gente, colori, vari colori usati. Come vedete si lavora molto anche con l'argilla, laboratori proprio didattici per i bambini. Qua dentro c'è anche una mostra storica che vedremo tra poco nella scuola elementare Maffei di Solofra, una sala proiezione. Continuiamo il nostro viaggio all'interno di Color Day 2015, Mano Calzati, Avellino. Ormai mancano pochissime settimane da quando noi vi stiamo parlando ad Assetto di Adobu. C'è un brulicare, un pullulare di gente tutta intenta a disegnare, a dare il proprio tocco di arte personale a questa mostra vera e propria. E come vedete c'è una massiccia partecipazione di gente di tutte le età e questo è stato il primo risultato che gli organizzatori hanno voluto raggiungere. Guardate che bellissimi disegni sono stati fatti in questo caso, dedicati alle personaggi dei cartoni animati. Continuiamo il nostro viaggio, ci districhiamo in questo labirinto, guardate i colori qui utilizzati. Guardate quanta gente, veramente grande successo il Color Day 2015. Mano Calzati è presente, guardate che c'è un'iniziativa ripetuta anche in altre parti di Pigna, tutto può essere. Intanto gustiamoci questi meravigliosi momenti di arte e di musica. Ora passiamo all'angolo creativo. E qui invece vengono fatte delle collanine, dei braccialetti, come possiamo ben notare. Siamo qui perché veramente ci sarebbe di tutto da far vedere. Immaginiamo curiosità che abbia in questo momento accontentato i bambini e non solo, gli altri presenti qui a Color Day 2015 a Mano Calzati e dal sottofondo musicale dei Malamente. Ringraziamo il gruppo di artisti alpini e ora passiamo alla mostra storica.